Noi facciamo parte del progetto Le ali della fantasia perché il mio compito è quello di valutare e monitorare l'andamento del progetto al fine di capire l'impatto che questo progetto ha sia sugli studenti che rispetto alle persone destinatarie del progetto stesso. Avendo un approccio molto partecipato, ho deciso di coinvolgere pienamente in questa valutazione anche gli studenti. E la lezione di oggi è proprio sulla metodologia che io utilizzo nelle mie valutazioni e che un po' dato agli studenti in maniera tale qualche strumento tale per cui mi aiuteranno in questo percorso di valutazione. L'approccio che si chiama well-being e va a valutare l'impatto che il progetto ha in termini di benessere, non soltanto economico ma relazionale, legato all'accesso al reddito. Benessere significa godere della cultura e delle bellezze, trovandoci in un liceo artistico questo si combina perfettamente. Nella seconda parte invece li ho fatti giocare perché la meccanica ludica può essere molto utile per avere consapevolezza di sé, quindi lavorare sulla cura di sé in maniera tale che siano poi in grado di prendersi cura di qualcun altro. E perché l'approccio che seguo parte dal presupposto che si è felici, si sta bene, non se si hanno soldi o oggetti, ma se ci si prende cura di se stessi e di qualcun altro. E quindi, poiché il volontariato è prendersi cura essenzialmente di qualcun altro, vi faccio capire come c'è un approccio scientifico dietro, attraverso statistiche e numeri, fatto in maniera divertente, capiranno effettivamente l'impatto che questo prendersi cura degli altri ha sulla propria vita e di quelli che gli stanno attorno. Questo approccio, che è teorico, in realtà ha l'obiettivo di lavorare molto sulla consapevolezza di sé e quindi vorrei citerei particolarmente che costruissero un loro percorso personale di riflessione che li porti a fare scelte consapevoli nel contesto scolastico ma anche fuori nella loro vita privata.